Questo video come generare tensione sessuale in una donna. Prima però metti un like, condividi il video con i tuoi amici, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ovviamente su tutti i miei canali YouTube. Iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che sul canale ovviamente se vuoi puoi fare una piccola donazione, basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino super grazie e fai una piccola donazione, anche solo un caffè ben accetto. Se vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare o col computer, e seleziona l'abbonamento preferito. E veniamo al tema, come generare tensione sessuale in una donna. Bisogna tenere presente questo, che la tensione sessuale deve essere generata in modo subliminale, perché poi una donna, se prova attrazione per te, tenderà a essere coinvolta, tenderà ad essere innamorata, tenderà ad esempio a volertela dare, per fare un esempio. Quindi questo direi che è molto importante, imparare a generare tensione sessuale in una donna è fondamentale e ti suggerisco quindi alcuni modi per farlo, per creare questa tensione sessuale in una donna. Allora, la prima cosa che ti suggerisco di fare è intanto, diciamo, ovviamente presentarti tu al meglio, diciamo che se ti presenti con un panzone tanto da bevitore di birra, gambette magre, spalle magre, muscoli flaccidi, beh, insomma, diciamo che potrei anche generare poi tensione, ma non è che genererai tutta questa tensione, insomma. Quindi tieni in forma fisicamente, che non vuol dire essere bello, perché non sono i belli che poi... Però è in forma fisica, sì, pensa tu a una donna, se vedi una donna tutta flaccida, con le macerie, beh, insomma, voglio dire, non è che ti fa tutto questo effetto. Può essere, ma anche essere poi una persona di classe comunque, questo è un altro punto che penso che sia molto importante, no? Le donne si eccitano anche molto mentalmente, quindi anche presentarti anche come una persona, come un uomo che abbia una cultura, è molto importante questo, perché le donne sono molto cerebrali. E poi il profumo è un altro punto fondamentale, secondo me, quindi avere un profumo che possa piacere. Poi, una volta che tu sei riuscito a fare questo, a creare quindi un buon baseline, diciamo, devi utilizzare la comunicazione non verbale, ovviamente, per generare tensione sessuale. E qua può avvenire in diversi modi. Puoi intanto utilizzare un po' di comunicazione ipnotica, che non guasta, non fa mai male, e anzi ti suggerisco di usarla perché è molto utile. La comunicazione ipnotica è quella che fa passare dei messaggi nascosti. Ad esempio, puoi utilizzare delle parole chiave come venire, godere, provare piacere, utilizzate in contesti diversi, che però l'inconscio della donna associerà a fatti fisici, diciamo, e ovviamente se tu pensi a qualcosa, è il principio, diciamo, che ne so, del telefono erotico, no? C'era una volta che tu sentivi delle parole e provavi una sorta di eccitazione, anche le donne, tra l'altro le donne sono anche molto uditive, quindi le parole ipnotiche nascoste puoi utilizzare, ad esempio, che ne so, una riunione, potresti dire dobbiamo venire tutti intensamente e andare a, diciamo, a portare questo messaggio all'amministratore delegato, per fare un esempio, anche se è un po' sgrammaticata la frase, non, anzi, può aiutare da un certo punto di vista. E poi utilizzare delle frasi che ovviamente devono essere mascherate, lei non è che deve sgamare la cosa, ad esempio
bisogna godere di questa promozione per ottenere tutti i benefici possibili e immaginabili, anche delle cose che riguardano, diciamo, l'atto, no? Ho visto un cliente, ho visto una cliente e ne ho fatto un discorso, volevo metterle dentro una nuova idea che potesse esserle utile per raggiungere il suo obiettivo. In questo caso ho utilizzato il metterle dentro, no? Quindi tutte queste frasi che poi sono anche divertenti, uno poi vengono fuori, ad esempio, naturalmente. Questa, ad esempio, è venuta naturalmente, no? È venuta naturalmente. Tutte frasi che tu puoi utilizzare che vanno a colpire l'inconscio della persona. Quando ti abitui, diciamo, lo farai in modo naturale, per cui la parte logica della donna non si renderà conto di nulla, ma la sua parte inconscia sì, e questo creerà la giusta tensione sessuale. Questo è importante. Un'altra cosa che ti suggerisco è quella di utilizzare, ad esempio, anche la simbologia gestuale. Ad esempio, mentre parli, se hai un anello, potresti infilarti e sfilarti l'anello in questo modo. Lo infili, te lo sfili mentre parli con lei, oppure che ne so, ti fai questo movimento qua, no? Tutti i movimenti, diciamo, che simulano. E questi anche vengono percepiti dalla sfera emotiva della donna, quindi creano tensione. Ovviamente devono essere tutti mascherati. Poi utilizzi anche la prossemica, ti avvicini, ti allontani, avvicinandoti, ad esempio, se devi dirle qualche cosa, magari se c'è bordello, casino, le parli nell'orecchio e avvicini le tue labbra alle sue orecchie, e qua trovi un modo, o al suo collo, trovi un modo per raggiungere dei risultati attraverso, diciamo, degli stimoli di zone erogene secondarie, ma fatti in modo indiretto, in modo naturale, quasi come se lei non se ne rendesse conto. Questo è molto importante perché va a produrre delle tensioni molto forti, quindi ti suggerisco di utilizzare questi sistemi perché sono veramente efficaci. E in questo modo riuscirai a raggiungere dei grandi risultati e la donna sarà più predisposta, diciamo così, a dartela la sua stima e considerazione. Bene. Metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici.